Al Gualtiero Soverchia di San Severino Marche va in scena il match clou della nona giornata del girone F di seconda categoria tra Settempeda e Sanatoia. Si affrontano la prima e la seconda in classifica e Sanatoia al comando con 18 punti. Segue a due lunghezze, a quota 16, proprio la Settempeda. Quindi partita molto importante e attesissima. C'è in palio il primo posto nel girone. Le Sanatoia, in caso di successo, potrebbe iniziare la prima vera fuga della stagione. La Settempeda cerca il bottino pieno per scavalcare i rivali di giornata e così issarsi per la prima volta al comando in solitaria. Andiamo a vedere le formazioni. Le Sanatoia si presenta praticamente al completo con tutti i migliori in campo, ad eccezione dello squalificato Belfiori, che viene sostituito a centrocampo dall'esperto Scaloni. Nel 4-3-3 di partenza delle Sanatoia la pistola è tra i pali, poi Galassi, Bulcu, Procaccini e Bernardi compongono la linea difensiva a 4, a centrocampo capitan Angeletti, poi Scaloni e Pellegrini. Il tridente è composto da Fede, Capasso e Ionuzzi. In panchina il secondo portiere Costantini, poi ci sono Binni, Pompei, Gabrielli, Paniccià, Buldrini e Cesari. Allenatore è Fabio Fede. Per quanto concerne la Settempeda, è squalificato Gianfelice, al suo posto sulla fascia destra di centrocampo è confermato Bonifazzi. Un po' di emergenza in difesa perché l'ex Latina è infortunato, quindi è fuori. Anche Elisei non è al meglio, parte dalla panchina, quindi viene promosso titolare nel reparto arretrato il giovane Ciccotti. Per il resto sono tutti confermati. Sorichetti tra i pali, poi nella difesa a tre ci sono Ciccotti, capitan Molinari e Pace a centrocampo Bonifazzi, Rossi, Selita e Meschini. Fiecconi fa il trequartista alle spalle delle due punte che sono Francucci e Rocci. A disposizione il secondo portiere Giovannini, poi Elisei, Dialuce, Vignati, Bernabei, Giorgi e Fattori. Allenatore Emanuele Ruggeri. Dirige l'incontro il giovane arbitro Carlo Sarnari della sezione di Macerata. Si gioca davanti a un numeroso pubblico, circa 200 le presenze oggi al Soverchia. E ora andiamo con la cronaca. Avvio importante da parte della Settempeda che spinge subito sull'acceleratore al terzo minuto. Grossa occasione per Rocci, che parte in velocità da centrocampo, si fa 30 metri di corsa, palla al piede, poi si presenta davanti al portiere, il rasoterra viene fermato con il piede dal numero 1 delle Sanatoia, Pistola. Continua la Settempeda ad attaccare, al quinto minuto il pallone filtra in area finendo sui piedi di Fiecconi, il tiro del numero 10 rimpallato da un difensore. Poi al sesto minuto il risultato si sblocca. Punizione in favore della Settempeda da circa 20 metri. Sul pallone si presenta Fiecconi, che va a calciare con il destro. Un uomo della barriera delle Sanatoia tocca il pallone che si alza. Poi la traiettoria diventa imprendibile per Pistola. Il pallone scende a fil di palo alla sinistra del portiere ospite e gonfia la rete. Settempeda 1 e Sanatoia 0. Continua ancora la Settempeda a farsi vedere in avanti. All'ottavo minuto c'è un calcio d'angolo, il pallone finisce nei 16 metri, Francucci va a terra sul contatto con un avversario, c'è il dubbio che ci possa stare il calcio di rigore, non è dello stesso avviso il direttore di gara Sarnari, che lascia giocare. Al 24esimo minuto ancora corner per i padroni di casa, Fiecconi dalla bandierina chiama lo schema per favorire il tiro di Meschini, deviato ancora a fondo campo da un avversario, quindi secondo corner consecutivo per la Settempeda. Sugli sviluppi di questa azione Rocci prova il primo tiro con il destro, poi il pallone rimane nella zona del numero 7 della Settempeda, che scarica il sinistro di potenza, bravo Pistola a ribattere con il corpo in uscita bassa. Al 38esimo minuto si fa vedere le Sanatoia con un'azione insistita che vede il cross da sinistra di Capasso, il pallone lungo dalla parte opposta dei 16 metri della Settempeda finisce sui piedi di Ionuzzi, che ha un ottimo controllo, poi è bravo Rocci a fermare il tentativo dell'avversario.
al 45esimo minuto, e questa è l'ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco. Bonifazi va al rinvio nella propria area di rigore, però praticamente viene fuori un assist per l'avversario, si tratta del neoentrato Cesari che però sbaglia la conclusione verso la porta avversaria. Squadre negli spogliatoi, Settempeda 1 e Sanatoia 0. Alla ripresa delle ostilità, la prima azione da segnalare è quella del minuto 14, quando Sorichetti deve uscire con i piedi praticamente fuori dalla propria area di rigore per anticipare un avversario. Un minuto dopo, un cross da destra di Bonifazi raggiunge Selita, che da centro area salta per colpire di testa, ma la conclusione del centrocampista biancorosso è fuori misura. Da qui in avanti la partita diventa meno piacevole rispetto al primo tempo, il gioco più spezzettato, aumenta anche il nervosismo e l'agonismo. Si deve arrivare poi al 27esimo minuto, quando c'è l'episodio che cambia il punteggio e darà poi il risultato che sarà quello definitivo, cioè l'1-1. Calcio d'angolo in favore delle Sanatoia, Cesari va al cross, il pallone arriva davanti alla porta di Sorichetti, c'è un contatto tra Ionuzzi e Paciaroni, l'attaccante delle Sanatoia finisce a terra, interviene il direttore di gara Sarnari, che vede un fallo del difensore biancorosso e indica il dischetto. Capasso si presenta dagli 11 metri, spiazza Sorichetti e trasformando così il calcio di rigore 1-1. Al 32esimo si passa nell'altra area di rigore, dove c'è un altro episodio dubbio. Questa volta le proteste sono di color biancorosso, perché Procaccini, in possesso di palla, perde il tempo per rinviare immediatamente, alle sue spalle arriva Rocci, gli tocca il pallone, Procaccini aveva iniziato praticamente il rinvio, va così almeno sembra a colpire il piede destro di Rocci che finisce a terra, però anche in questo caso il signor Sarnari decide che non ci sono gli estremi per un calcio di rigore e la partita prosegue. Al 35esimo sugli sviluppi di una punizione nasce una serie di rimpalli in aria, alla fine bravo e pronto Pistola a lasciare la propria porta e andare a catturare in tuffo il pallone vagante in aria. Al 37esimo minuto bello spunto a sinistra di Selita, che trova il varco giusto per andare al cross e servire rassoterra la corrente di Aluce, che però non trova la coordinazione giusta e svirgola il tentativo con il destro. Al 45esimo minuto c'è un destro di Francucci da centro area rimpallato dall'attenta difesa delle Sanatoia, poi sul capovolgimento di fronte sulla tre quarti sinistra dell'attacco ospite c'è Gabrielli che finisce a terra, il pallone prosegue la propria corsa raggiungendo Ionuzzi, che potrebbe andare dritto in porta, ma interviene l'arbitro Sarnari che fischia il precedente fallo ai danni di Gabrielli e così si riprende il gioco con una punizione tra le proteste di squadra e supporters ospiti. 5 minuti di recupero, l'unica azione da segnalare quella di Selita, che prova un tiro con il sinistro dal limite, debole e centrale, facile la parata di Pistola. Poi non succede praticamente più nulla, si arriva al 95esimo minuto quando giunge il triplice fischio dell'arbitro Sarnari, che sancisce l'1-1 tra Settempeda e Sanatoia.